Colucci, ascoltavo, diceva ai colleghi, probabilmente la miglior prestazione della sua Juve Stabia nell'ultimo periodo. Ascoltavo con molta attenzione la sua conferenza stampa dove chiedeva i duelli, di vincere i duelli e meno errori individuali. Credo che la squadra abbia fatto bene questa sera. Sì, sì, sono stati bravi. Poi il calcio è uno sport collettivo, come dico sempre, con momenti individuali. Laddove te vinci anche un duello, ti catapulti nella metà campo avversario. È stata una bella partita. Poi è logico che il risultato ci dice male, però se non ci soffermiamo solo al risultato e vediamo nell'interezza di quelle che sono stati i 95 minuti, la mia squadra meritava quantomeno il pareggio, perché traversa 3-4 situazioni. Poi è logico che te vuoi vincere la partita e presti il fianco al Pescara, dove ha 3-4 giocatori veloci, e ci sta, dovevamo essere un po' più bravi, non essere tanto generosi e quindi un po' più ordinati in certe situazioni. Però avevo chiesto di buttare il cuore oltre l'ostacolo e l'hanno fatto. E il risultato ci dice contro, però la prestazione mi è piaciuta. Andiamo all'analisi un po' tattica della partita, perché voi avete messo in difficoltà il Pescara con la pressione a tratti anche asfissiante su Palmiero, l'aveva proprio letta così? Sì, l'avevamo letta così, con Maselli che andava su Palmiero, anche perché dietro avevamo la superiorità numerica con il loro attaccante e quindi ci stava a perdere il nostro play davanti alla difesa. Ma poi Maselli è stato bravo, perché delle volte poi non andava su Palmiero, ma poi si abbassava a schermare, quindi ha fatto una grandissima partita. L'avevamo preparata così, poi il risultato ci condanna, però quello che avevamo fatto i ragazzi poi l'hanno prodotto in campo. Colucci deve andare, le faccio l'ultima domanda: dove è stato più bravo il Pescara in quella fase centrale del primo tempo e nel secondo quando vi ha sorpassato? Dov'è che vi ha messo in difficoltà? È stato, si dice nel calcio, cinico, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. È stato bravo a sfruttare quelle occasioni che noi magari non siamo stati bravi laddove c'era la possibilità di farlo.